Beh, intanto, come si sa, io sono un entusiasta del MAS, perché penso che produca l'effetto di offrire l'idea dell'esperienza della mobilità a tutti i cittadini e le cittadine, tutti i cittadini e le cittadine, utilizzando lo strumento più tecnologico e più innovativo che ci sia. Cioè, io devo spostarmi da un punto A a un punto B, troverò soluzioni che mettano insieme tutte le possibili, i possibili sistemi di mobilità, dal taxi al trasporto pubblico locale, allo sharing, al monopattino, al pezzo a piedi. E questo è molto interessante. La seconda questione che mi piace sottolineare è il Living Lab, su cui abbiamo avuto 8 milioni di finanziamento ed è la sperimentazione su tratti di percorso di trasporto pubblico locale del massimo dell'innovazione, cioè della guida autonoma, della sincronizzazione dei semafori, del miglioramento della velocità e della sicurezza del trasporto pubblico locale. La domanda è bellissima. Io penso che Milano, che ha un ottimo livello nella categoria delle città metropolitane europee, deve fare di più e deve sforzarsi di offrire un trasporto pubblico locale ancora più rivolto alla fruizione e al servizio di coloro che vivono nell'area metropolitana, per diminuire il numero di auto che tutti i giorni entrano in città, e dall'altro deve rendere disponibili a tutti i sistemi di innovazione. Quando dico a tutti, anche a coloro che sono digitalmente separati, in difficoltà. Questa è la nostra grande operazione, il nostro grande obiettivo. Tutti consapevoli che migliorare il trasporto pubblico locale, migliorare la sostenibilità del trasporto pubblico locale, quindi i mezzi spinti da energia elettrica, è un modo per migliorare la vita di tutti. Se tutti sono consapevoli, tutti lavoreranno a questo. Certo che sì, però mi interessa dire che esiste un limite oltre il quale lo sviluppo delle metropolitane diventa non economicamente sostenibile né nella fase di costruzione né nella fase di gestione. Dopo un certo livello, che è quello dove stiamo arrivando con questi finanziamenti, e poi ce ne saranno un paio d'altri sull'ovest e sul nord, ma questo lo dobbiamo vedere nel dettaglio, da lì si devono innescare tutti i sistemi di trasporto pubblico locale di superficie che adducono a quel hub e la compatibilità con i servizi delle S, cioè i trasporti ferroviari regionali. A quel punto il sistema ha una sua rete e una sua logica.